Ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Di cosa parliamo oggi? Granate da soft air che costano tanto ma costano meno delle altre, perché ve lo spiegherò durante il video. Parliamo delle Quake, granate molto particolari, utilizzabili per l'ambito del soft air e anche per chi nel caso si deve allenare per determinate cose da arma vera, in cui noi non entreremo perché non è il nostro territorio. Sono molto interessanti, prodotte in UK, che al momento si stanno divertendo, La tengo questa. Un saluto agli amici inglesi che ci stanno seguendo, si scherza, anche perché dovremmo essere gli ultimi a parlare. Sono granate molto interessanti, sono ricaricabili, a differenza delle Tajin che invece sono usa e getta, e vengono molto utili per tutta una serie di features che vi spiegherò dopo. Vi ricordo, prima della sigla, di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video e condividerlo con i vostri amici, perché ci aiuta a crescere, ve lo dico adesso e ve lo dico dopo. Grazie per il supporto e sigla! Queste cose sono spettacolari per un semplice motivo, che è anche il motivo più importante per cui ve le sto portando. Negli anni abbiamo avuto modo di provarne tante di granate, alcuni le hanno provate in campo, altri un pochino più stupidi come me se le sono fatte esplodere addosso, vero? Ce lo ricordiamo quel video? Oh sì, se ce lo ricordiamo. Anche perché sono tra i video più visti del canale, quelli dove io rischio morte in vari modi diversi. Avendone provate tante, sappiamo anche quali sono le caratteristiche più importanti che per noi, e in generale per la maggior parte dei soft gunner, questo tipo di granate tattiche devono avere e serve che abbiano. Queste tre caratteristiche sono, in ordine di importanza: 1. Affidabilità, ovvero la capacità di tirare la granata ed essere sicuro che questa vada a esplodere dopo un numero X di secondi. La seconda è ovviamente il costo, quindi quanto mi va a costare lanciare una singola granata, perché insomma lanciare 12 tagine è divertente, esplodono sicuramente ma viene a costare parecchio. 3 è il peso e l'estetica, metto peso e estetica insieme perché sono due cose un pochino secondarie. Come estetica parlo ovviamente di quanto è realistica la granata, quanto è magari anche bella da utilizzare, perché ci sono granate che sì, magari funzionano bene, fanno pochi botti, ma sembrano prodotti dalla Nerf. E infine ovviamente il peso, perché una granata vera pesa un quintale, siamo abituati a usare granate di peso leggermente inferiore, leggermente tanto inferiore nel soft air, e avere una granata con una certa dimensione e un certo peso ovviamente va posta poi all'interno del tattico e inficia quanto velocemente posso utilizzarla o quanto posso tirarla lontano, non tirarla abbastanza lontano, eccetera eccetera eccetera. Secondo queste tre caratteristiche andrò quindi a recensirvi questo tipo di granata. Prima di però parlarvi nello specifico di ogni granata, vi dico che ce ne sono di due tipi e parlerò di due tipi diversi di granate: la Neutron e la Quake, sempre di Tectonic Innovation. La Neutron ha un solo scoppio per lancio prima di dover essere ricaricata, mentre la Quake ne ha ben 7. Cosa vuol dire questa cosa? La scoprirete guardando il video. Queste due granate funzionano nello stesso e medesimo modo, ovvero andiamo a posizionare all'interno della granata un innesco da cartuccia di fucile. Li potete trovare sia nel nostro negozio ovviamente che in armeria, e normalmente vanno a delle cifre bassissime, un centinaio di inneschi vi costano sui 20-30 euro a seconda di dove li trovate. Quindi posando e mettendo un innesco all'interno di questa granata, dopo ve la smonto e ve lo faccio vedere, vi riassumo per comodità, e andandola ad armare, quindi passando da safe e mettendo la granata su fire, andremo a liberare questo innesco, che non è un innesco però semplicemente un percussore che va a colpire l'innesco, insomma, che c'è lì dentro. Quando ovviamente andremo a lanciare la granata per terra, indipendentemente che la granata cada sopra l'innesco, di lato o dritta così, per il movimento teutonico delle placche del terreno e dell'impatto con la granata del terreno, questo affare andrà a innescare e quindi andrà a percuotere, per l'appunto, l'innesco forandolo. Cosa succede? Beh, come un petardo, l'innesco viene forato, si gonfia ed esplode, si innesca, volevo dire, ed esplode, e la granata fa un botto. Per darvi un'idea, l'FBG6 della Tajin, ovvero le flashbang della Tajin, sono sui 120 decibel come forza, questa è su 80, 90, 95, poi dipende anche dove esplode, insomma, ma è un pochino meno forte. Non di meno dà una bella botta quando atterra, perché, ripeto, non avendo una miccia, non avendo un innesco, non dovendo contare 2 secondi come per l'FBG6, questa la lanciamo e nel momento nel quale va a impattare sul terreno esplode.
Una cosa importante che so già che state scrivendo è: ma se io la tiro e questo affare si muove per lo scossone, io che la tiro, non è che esplode? No, perché anche se voi faceste così tutto il giorno, oltre a perdere il fuoco della videocamera, non andrebbe a esplodere. Ci vuole un impatto proprio con una superficie dura, abbastanza tosto. Allo stesso tempo, se da in piedi la mollate, questa va a esplodere, ve lo posso assicurare, perché l'impatto col terreno la va a far detonare. Qual è quindi il vantaggio, una volta che io vi ho spiegato il funzionamento? Beh, è che ovviamente noi mettiamo un innesco dentro, poi siete a posto, nel senso che vi basta riprendere la granata, aprirla, inserire l'innesco all'interno e ritirarla. Un'altra cosa che probabilmente state scrivendo e che a me aveva interessato sin dall'inizio era: ok, molto interessante, ma quanto è resistente? Perché è comunque una granata fatta completamente in metallo, tagliato tra l'altro e prodotto al CNC, quindi macchina a controllo numerico, quindi fatta veramente molto bene, ma a forza di sbatterla per terra e colpendo l'asfalto, il cemento, paratie di legno veramente dure, paratie di legno in metallo, quanto è tosta, quanto mi va a durare? E per quanto noi non l'abbiamo ancora utilizzata per così tanto tempo, abbiamo avuto modo di parlare con persone invece che l'hanno implementata proprio tutta di squadra e che ce l'hanno fatta vedere, la loro, che viene utilizzata regolarmente, e non temono. Si ammacca magari, si rovina leggermente la verniciatura a forza di tirarla contro dei muri, fuoco, ma non teme, nel senso che non si va a spaccare, il funzionamento rimane estremamente solido perché è per l'appunto pensata per venire impattata forte, e grazie alla sua produzione fatta interamente in metallo e in secondo luogo in maniera molto semplice, perché è veramente una cosa molto semplice, funziona come il cilindro di un revolver con un percussore che va a colpire la cartuccia, che in questo caso è solamente un indice. E è molto semplice, quindi non c'è neanche tanto pericolo che si vada a rompere qualcosa, e questo le dà questa caratteristica che io apprezzo, ovvero di durevolezza anche nel tempo, che a differenza magari delle Okatsu che dopo un po' andavano a fare cilecca, queste invece anche dopo che le sbattete contro un muro ripetutamente non temono, sono proprio coatte, se vogliamo definirle in questo modo. Avendo spiegato un pochino come funzionano, vi andrei a descrivere un pochino meglio la Neutron e poi dopo vi faccio vedere ovviamente la Quake. Prima che me lo chiediate, a sto giro ve le faremo vedere in utilizzo e vi farò vedere quanto botto fanno e come funzionano, almeno per potervi dare questa esperienza. Questa, come detto, è la Neutron. È un pochino più economica rispetto alla Quake, ma una sola esplosione per lancio, ovvero, come vedete qui è già su fire, ma se noi andiamo a girare la possiamo mettere appunto in safe, in questo modo il percussore non può andare a impattare in nessun modo, è un modo di trasportarla armata senza temere, per l'appunto. Se la andiamo a ovviamente girare nel senso opposto, è ovviamente su fire. Così invece è ovviamente aperta. Qui mettiamo l'innesco. Se vi state chiedendo cosa sono questi due buchini, è perché ci sono due Cylum all'interno che possono essere andati a sostituire e vi evitano, magari se la tirate in delle zone abbastanza buie o di notte, di perderla, perché ovviamente la granata poi si illumina. Visto che la tirate ed esplode, non c'è neanche il pericolo fuoco, grazie, che appunto qualcuno ve la veda, e il resto ovviamente mettetela in una tasca chiusa. Poi dopo la possiamo andare a richiudere e questo è sostanzialmente il funzionamento. Ovviamente la tiriamo, l'innesco esplode, dobbiamo andarla a togliere e cambiarlo con uno nuovo. E questa è a monocolpo. L'altra invece è ancora più interessante, perché la Quake ha lo stesso sistema all'interno, ma troviamo ovviamente il safe e poi abbiamo un cilindro con 7 colpi che possiamo andare a utilizzare ovviamente a ripetizione, quindi ci basta tirarla, spostare dal 7 per esempio a il 6 come in questo caso, ritirarla e andare avanti così fin quando non abbiamo terminato tutti i colpi. Personalmente questo è uno dei modelli ovviamente più interessanti e soprattutto migliori, ovviamente, perché abbiamo 7 granate in una. Come vedete questo è il fondello dove ovviamente vanno a esplodere, evita ovviamente che la fiammata vada direttamente giù. È opportuno ovviamente, come tutte le granate che hanno una piccola carica a polvere, non tenerle in mano quando esplodono. Ovviamente non c'è pericolo che vi si bruci o prenda fuoco qualcosa, a meno che veramente non cada in mezzo a un covone di paglia come qualunque altro tipo di granata, senza parlare del fatto che se cade in un covone di paglia non esplode perché non c'è abbastanza impatto. Questo è il cilindro da revolver che c'è all'interno e qui troviamo invece il resto della granata. Quello è il percussore che, una volta che questo affare è libero, impattare e far esplodere la granata. Prima di perdere altro tempo, io direi che possiamo passare alla prova sul campo.
Bene, è cambiata la qualità audio e cambiata la qualità video perché stiamo girando col telefono, perché la granata usata che volevo usare per le prove mi è arrivata un po' tardi. Non preoccupatevi, ci saranno giusto due o tre riprese in cui vi faccio vedere le due granate in comparazione e la prova di tiro, che sarà molto veloce perché basta cacciarle per terra e vanno ad esplodere. Vi faccio vedere la differenza tra una granata nuova, che sarà questa verde che vi ho fatto vedere durante il video, e invece questa qui che è stata invece usata per un anno e mezzo indicativamente. Ha fatto fuori la bellezza di 50 colpi dare e togliere, quindi è stata usata per bene, è stata lanciata molto forte. Ve le faccio vedere da vicino così avete un'idea e poi sentiamo che ciocco fanno. Questa, come detto, è quella nuova, che come potete vedere è intonsa, non ha neanche un graffio. Questa invece è la versione utilizzata per qualche tempo, notiamo vari graffi, però funzionalmente è impeccabile, infatti andremo a utilizzare ovviamente questa. L'unica cosa, come detto nel video, è che si va a graffiare leggermente la verniciatura, come potete notare, ma è quando viene tirata pesantemente contro oggetti di varia natura. Un'unica modifica che mi è stato detto che potrebbe venirvi comoda è mettere un pochino di Teflon, se non sbaglio, comunque un componente che impedisca ha la chiusura posteriore, ovvero questa, di scivolare, una specie di freno a filetti. Questa è una cosa che vi può tornare comodo, soprattutto in questa da 7, visto che va svitata parecchie volte. Per il resto ha un funzionamento molto semplice, come vediamo questo non ha problemi. Stessa cosa vale per il percussore qua sopra e il resto della granata. E i fiocchi, ovvero, come vi dicevo, questi sono gli inneschi. Trovo il modo di farne uscire uno e non interfila. Sono questi cazzilli qua. Sono gli inneschi che stanno normalmente nel culo delle munizioni normali ed è la cosa che fa andare a dare il botto alla granata, ovvero quello che il percussore va a colpire. Ne caricheremo ovviamente 7, tanti quanti i colpi che questa bellezza può dare. Vi starete chiedendo chi sta girando il video ed è ovviamente la buonissima Martina. Come vedete è come appunto il tamburo di un revolver, con anche i numerini. Poi dopo si va a inserire questo bellissimo affare, non può andare ad esplodere fin quando non viene chiusa e sbattuta. Adesso andiamo a fare un pochino di prove. Grazie Marti. Qui abbiamo la granata, la spostiamo da sicura su 1, il che vuol dire che adesso è armata e pronta a esplodere, ma ci mettiamo le cuffie per proteggere il dito. Ma ci sono anche per me? No. Grazie. E la lanciamo. Mi raccomando, proteggete il vostro dito. Io la faccio vedere così. Cristo. Ok. Visto che il cameraman si è spaventato, la mettiamo fissa e la proviamo una seconda volta direttamente sulla granata che esplode. Spostiamo l'indicatore su 2. Possiamo ripetere questa cosa e riarmare la granata per 7 volte, ovviamente, perché c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La ritiriamo, questo giro vi inquadro per terra, non solo perché ho i risvoltini, ma perché così vedete proprio lo scoppio. E vi faccio vedere che io la farò cadere così e anche non colpendo sul percussore, questa andrà ad esplodere. Ok. Perfetto, come vedete fa una bella botta e passiamo alle conclusioni finali. Tirando le somme su queste due granate, trovo personalmente che siano veramente un'innovazione. Un'innovazione teutonica. Ovviamente sono molto molto comode nel momento nel quale giocate in un campo che A, vi permette di utilizzare granate ad esplosione, e B, permetta e decida che l'utilizzo di granate di questo tipo valgono come eliminazione, perché non sparano in nessun modo pallini, a differenza magari delle Tagging che siano l'esplosione ma poi partono anche i pallini. Quindi oltre ad avere questo incognita sostanzialmente lì, c'è da dire però che se trovate effettivamente un campo che lo permetta, e ce ne sono tanti, e decidete all'unisono che queste granate eliminano se tirate all'interno di una stanza, sono quasi fin troppo overpowers dal mio punto di vista. Perlomeno il modello ha 7 colpi, perché non solo costano veramente poco, quindi la gente tende a tirarle in continuazione una volta che ce le ha, ma soprattutto se ci mettessimo all'interno di un'ottica in cui tutti quanti ne hanno una, il CQB avrebbe quasi vita breve. Quindi sì, molto belle, però usiamole un po' con testa. Ecco perché probabilmente io perlomeno prenderò quella da un colpo e basta. Mi sembra un pochino più interessante anche per me, no? Cioè la granata deve essere una di quelle cose da usare quando sei sicuro che se entri lì ti stuccano, magari per sbloccare un momento morto della partita. Certe persone probabilmente le userebbero semplicemente per fare piazza pulita a ogni stanza. Cioè entro in una stanza, tiro la Quake. Entro in un'altra stanza, tiro la Quake. Passo in un'altra stanza, tiro la Quake.
insomma, perde un po' il suo bello. Ed è la preoccupazione che avevamo quando ne abbiamo parlato, quando l'abbiamo vista in gioco. Sì, belle, però calma, attenzione a come si utilizzano. Rischia di essere un po' come quello che è stato il Polestar negli USA, ovvero tutti questi ragazzini che prendono il Polestar hanno 60 palline al secondo e rompono tanto le balle perché non li usano con testa e magari abusano qualcosa di veramente molto potente rispetto alle cose normali. Questo ovviamente però è una di quelle cose che sta a voi di capire, decidere, vedere. Detto ciò, torno sul punto principale, che sono fenomenali a mio parere, nel senso che permettono di risparmiare tanti soldi, sono ovviamente da utilizzare, ripeto, con testa e magari accompagnate comunque con delle taggine un pochino più serie, un pochino più realistiche, e soprattutto sono comode da utilizzare, non rischi di far male a nessuno perché non ci sono pezzi di granata che partono ed esplodono, e allo stesso tempo sono comode, sicure e costano poco, quindi personalmente sono una gran figata. L'unica piccola pecca è il peso, perché sono effettivamente un pochino molto più pesanti rispetto a tutte le granate normali. Ovviamente da qualche parte ci doveva essere un risvolto della medaglia. Personalmente sono pienamente approvate, le adoro, lo dico senza vergognarmene, bisogna usarle con testa, questa è l'unica cosa che non devo ridire per forza. Detto ciò, io penso di avervi detto tutto quello che c'era da dire, spero che le prove vi siano piaciute. Se siete interessati a sapere qualcosa di più, trovate in descrizione tutti i link di quello di cui ho parlato, direttamente da Molpro Software Shop, il negozio per cui lavoro, che mi sponsorizza e che mi permette di fare questi incredibili video che vi porto tutte le settimane. Tal proposito, vi invito a venirci a seguire sia su Instagram che su Instagram, sia sul mio canale che su quello del negozio. Pubblichiamo un sacco di contenuti, io pubblico tutta la e sul negozio pubblichiamo tutte le robe serie, le foto di questa granata, tra l'altro. Quindi se la volete vedere un pochino più da vicino, perché con la videocamera è difficile portarvi le cose troppo vicino, le potete trovare direttamente lì. Io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo stupendo sabato, vi auguro di divertirvi e tirare un sacco di granate. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry!